Senti, siamo arrivati. Cosa c'è? Ancora non ti fidi? Ma come faccio se poi devo pagarlo? A uno che conosco per un'operazione come la mia gli hanno preso 2 milioni. E questo qua, che è il meglio, il più famoso, dovrebbe rifarmi lo stomaco gratis. E chi sarebbe? Un santo? I santi stanno in paradiso, se ci stanno. Questo è uno buono, uno generoso. Non sei mica il primo tu che opera gratis. Lo sanno tutti qua intorno, nelle fabbriche, che devono ricorrere a lui se non hanno i soldi per salvarsi da un male grosso. E poi, guarda là, che cosa c'è scritto? Opera pia, la vigna del Signore. Per chi opera suona e che Signore serve sono affari suoi, che cosa te ne frega? Pensa che sei in famiglia, pensa a salvarti. Vedi questi? Sono tutti come te, senza una lira e con qualche guaio grosso. Signore, tra poco tocca a loro. Grazie. Sono proprio soddisfatto della paziente e dell'infermiera, perché no? Si ricordi che quel viaggio non solo può, ma deve farlo, con tutta tranquillità. E poi è gratis, e lei non vuole lasciarmi per quei pochi giorni. Ma ora è convinta, vero signorina? Sì, professore. Guai a lei se non mi arrivano delle belle cartoline. Ecco qua, le medicine per la mamma e delle vitamine per lei. Le prenda. E sorrida, vede com'è più carina. Professore... Professore mio, se non fosse così giovane direi che è un padre per tutti noi. Un padre e un benefattore. Un amico, semplicemente un amico. Ora andate, eh? È la prima visita? No, è il bambino che lei ha operato il mese scorso. C'è la cartella clinica e quella dei dati personali. Ah, sì, faccia passare. Permesso? Buongiorno, professore. Ah, buongiorno, signora. Vieni avanti, Giovanni. Questa volta non ti sei portato appresso la sorellina, come mai? Lei non è mica un caso grave come me. Spogliati, cara. Ma neanche tu sei più un caso grave ormai. Sempre più grave di mia sorella ci sono. Su, presto, non far perdere tempo al professore. Vieni, su. Dove andiamo, signora, con questi esercizi all'aria aperta? Non si affanna più, non impallidisce. Solo che è un po' pigro. Ah. Se ricordo bene, tu da grande volevi fare il poliziotto. Mica può essere pigro un poliziotto, lo sai? Beh, lo so, ma ho cambiato idea. Farò il medico. E perché proprio il medico? Insomma, per diventare importante. Importante per gli altri, spero. E non voglio più ripetere che i vetri servono per vedere, non per indovinare. Non me ne frega niente, pioggia o non pioggia, li voglio puliti, chiaro? Ma quanto gli pesa questa aureola di santo? Tutti i lunedì la stessa storia. La beneficenza gli rompe le palle e lui deve romperle a qualcun altro per scaricarsi. Dopotutto, chi glielo fa fare? Giusto, non ci guadagna una lira. Sai, io sono di indole cattiva e l'eccesso di bontà mi ha sempre insospettito. E là, sei il braccio destro del nostro primario, attento alle ossa. All'inferno. Ci sto già, probabilmente. Ah, Betty, hai dimenticato la mela. Che cosa? La mela che il primo della classe deve sempre portare al suo maestro. Ah, sorella... Nella clinica del grande Vallotti anche le suore devono essere sempre perfettamente in ordine. Dottor Giortani, lei se ne approfitta sempre quando abbiamo le mani occupate. Sì. Professore, buongiorno. Buongiorno. Come stai, professore? Starei meglio se ognuno chi facesse il proprio dovere. Che fa lei qui? Ah, niente, la sorella mi stava dicendo che quelle riviste non sono aggiornate. Brava sorella, le voglio sempre aggiornate. Faccia provvedere, eh? Subito, professore. Ah, abbiamo 3 stanze libere. Abbiamo avuto la disgrazia di dover dimettere 3 malati perfettamente guariti. Le previsite? Fatte. Me ne manca una. Finisca, perché tra poco comincio a ricevere. Salve, Tanzi. Buongiorno, professore. Non mi dica che anche questa volta ha dovuto scalare le montagne. Non proprio, ma per raggiungere la precisione che lei giustamente esige nelle informazioni dei suoi clienti, io... Andiamo dunque, su. Guido Rovetti, proprietario di numerose industrie tessili. Conto corrente al di sopra dei 100 milioni. Beni immobili in Italia e all'estero. Villa Positano e basta inoltre... Basta così. Passiamo alla baronessa Lanciani. Grandi relazioni in tutto il mondo. Un'autentica VIP. I soliti itinerari della jet set. Bahamas, Saint-Tropez, Gastad, Acapulco... Stringa. In quanto a finanze, niente di spettacolare. Conto corrente non supera i 20 milioni. Ci sono però gli alimenti dal marito separato. La bellezza di $10,000 al mese, che arrivano puntuali e sui quali... Grazie, più che sufficiente. Dunque, resta ancora? Onorato Marchetti, e qui proprio non ci siamo. Si astenga dai commenti. Ci siamo, non ci siamo. Su, vada avanti. Stipendio di piccolo impiegato che, unito a quello della moglie, non arriva alle 300.000. 1.800.000 in banca, frutto di una recente ipoteca sull'appartamento intestato alla signora.
Ma sai, a volte hanno il visto di facile anche i grandi. Mi sono sentito meglio ultimamente. Tocca a noi. No, ne avete ancora per un bel po'. Beh, leggete qualche rivista, andate giù al bar. È inutile star qui sulle spine, vi pare? Grazie, professore. Dottore. Gli altri sono tutti professori. Anche lui? Quello è nato, professore. Io non intendo mettere in dubbio la sua capacità, sia ben chiaro. Lei sarà bravissimo, quanto il suo primario. Anche di più. Però a me questo sistema della previsita non mi sta bene. È un metodo ormai adottato in tutte le parti del mondo. E che vuol dire? Molte cose si fanno dappertutto e sono fatte male. Io faccio centinaia di chilometri per essere visitato da Vallotti e invece vengo visitato da un altro. Senta, scusi. No, non protesti. Lei sarà bravissimo, ma è un altro. Adesso il professore... Mi riceverà, certo, ci mancherebbe altro. Ma farà la sua diagnosi in base ai dati forniti da lei. Detto altrimenti, farà la sua diagnosi basandosi su una prediagnosi. E di questo passo si potrebbe arrivare al robot. Senta, signor Rovetti. Ma che cosa ha capito? Non ce l'ho mica con lei, si calmi. È lei che ha bisogno di tranquillizzarsi. Adesso il professor Vallotti le farà una regolare visita. Non si preoccupi. Dio un po', si è visto Casati? Interessante occupazione. Cerco di produrre delle aureole degne di te. Qualcosa non va? Sì, un cretino che ce l'ha con le previsite. Ah, e magari vorrebbe che fosse Vallotti in persona a chiedergli se da piccolo ha avuto la rosolia. Pretenzioso il tipo. Per caso sfotti? Giudica tu. Guarda, non ho tempo per le stronzate. Per questo ti riesce impossibile capire te stesso. L'unica cosa che mi è impossibile capire è perché cavolo il professore riesce a sopportarti. Ma, indovina un po'. Che abbiate fatto l'università insieme non mi sembra una buona ragione, no? No, sorbirsi un compagno d'armi solo per magnanimità, no. Non lo farebbe nemmeno Vallotti, credo. Un motivo ci deve essere, non credi? Chi lo sa, forse perché costo poco. O forse perché sono anche un po' bravino. O più semplicemente le due cose insieme, che ne dici? Sortani? Sì, vengo. È della baronessa Lanciani, si ricorda, professore, la Milza? E beh, che c'è sta Milza? Qui ci si potrebbe leggere un ingrossamento. Non ho ancora formulato il referto, ma credo che la sintomatologia sia chiara, vero Betty? È chiarissima. Professore, se non la opera lei, questa andrà in altre mani. È una di quelle che si vogliono far operare per forza, una chirurgo resistente. Luigi Rovetti. Sì, guardi che roba. È una lastra da testo scolastico. Sono macigni, non calcoli. Vede? Effettivamente. Vediamo quella del Marchetti. Lo ha visitato Giortani. Già, dov'è Giortani? Certamente sta al bar. Stavo al bar. È il luogo più sano della clinica. Ecco, questo è un caso molto serio. Ma del resto tu lo conosci già. Io ritengo che intervenendo subito si può sperare in un risultato positivo. Signorina, può venire subito, per favore? Sì, professore. Ah, Giortani, senti un po'. Questi Marchetti. Gente povera. Qui si tratta di un'operazione costosissima. Io non me la sento di metterli sull'astrico. Fammi il favore, convincili tu. Che vadano altrove. Prova a suggerirgli qualche nome. Terrani, Berni. Insomma, vedi un po' tu, eh. Mi passi questi in amministrazione, il costo degli interventi. Subito, professore. Che importano i soldi? Sì, ma potendo spendere meno, con Barti o Terrani... Io la supplico di rispondermi con sincerità. Se si trattasse di un caso che le stesse veramente a cuore. Insomma, secondo lei questi professori sono tutti ugualmente bravi oppure... Ma sentite, se volete il mio parere personale, per un intervento come questo Vallotti è il migliore. Che vesta benedetta Milza. L'ho fatta viaggiare e visitare in Occidente e in Oriente. L'ho soprannominata Bibi come Brigitte Bardot, per quanto è stata palpata e fotografata. Si potrebbe levare, non si deve, forse in seguito, abbia pazienza, ma di pazienza ne ho avuta fin troppa. Dopotutto, i disturbi sono miei e non vedo perché dovrei tenermeli. Dal momento che potrei riacquistare un'efficienza alla quale credo posso ancora aspirare. O forse l'ora degli acciacchi è venuta e anche quella della mia Waterloo?
Vuol proprio farsi dire che è una donna giovane e affascinante, anche se lo sa benissimo. Piuttosto, perché mi ha messo in coda ai suoi pellegrinaggi? Oh, ma questa cosa è ingiusta. Ci siamo incontrati 2 anni fa in casa di Feffè Lanciani. Lei non si ricorderà di certo, ma io sì. Vallotti non lo si dimentica facilmente. Però quella sera ha scaricato me e la mia Milza con 2 battute scherzose. Oh, sono imperdonabile. Farò del tutto per riabilitarmi. Vediamo. Senta, cara, l'efficienza per una donna come lei non è soltanto un diritto, è anche un dovere. E per raggiungerla, lei mi lascerà in ricordo la sua... Bibi? Esattamente. Suor Maria, lei qui è come un medico e non le sfugge niente. Crede che mi stia rimettendo davvero? Mi è assolutamente proibito dare un qualsiasi giudizio clinico e non intendo rompere questa regola. Posso solo confidarle che sto parlando con una signora che si sta rimettendo a vista d'occhio e che presto potrà far filare dritti i suoi nipotini. Del resto, tra poco passerà il professore. Glielo chieda. Scusate, siate buone. È già ora della visita. Là ci deve essere uno specchio e un rossetto. Sa, quando si è vecchie e brutte, è bene aver cura della propria persona. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Chissà perché tutti quando viene il professore si agghindano come per un appuntamento con l'innamorato. L'appuntamento con la speranza, ti pare poco? Succede dappertutto, con tutti i medici. Sono dei veri padroni, per grazia di Dio e volontà della nazione. E questa padronanza rimarrà sempre in tutti i regimi, con o senza la riforma sanitaria. Qua i malati pagano fior di quattrini, possono fare la voce grossa. E invece non fiatano quasi mai. Certo stanno meglio dei poveracci, ma non tanto poi. Le lepri sono tutte uguali. Le lepri? Sì, i malati. Il medico dovrebbe avere la coscienza limpida. Come il professor Vallotti esige che siano i vetri della sua clinica. Lui sì che ce l'ha. Si ammazza di lavoro ed esige la disciplina. Però è il primo a darne l'esempio. E poi... E poi ha un fascino a cui non si può rimanere indifferenti. Dimenticavo che tifi per Giortani, che poi non è neanche professore. Non certo perché non abbia potuto diventarlo. È un tipo strano. Sembra che non gli importi niente di niente. Per me ha avuto una grossa delusione amorosa. Tutte le delusioni sono amorose in un certo senso. Sarà, tu hai studiato filosofia. Solo psicologia. E allora perché credi che Giortani beva? Mai prima di operare. Però sta rincarando la dose, perché? Evidentemente ci prova gusto. A rovinarsi? Forse. Beh, questo è un caso piuttosto complesso ed è facile sbagliare. Lei che ne pensa, De Ruva? Ho esaminato analisi e lastre, propendo per l'ipotesi di Betti. Ma, tuttavia, non me la sento di essere categorico. Lei, Betti? Per me è un caso lampante di angina pectori. Ah, ecco Giortani. Tu che ne dici? Lui non ha visto i referti clinici. Te li puoi tenere, ho visto la malata. Senti, personalmente ritengo che si tratti di una falsa angina nervosa, dovuta in gran parte a discinesie biliari. Signori, sono d'accordo con Giortani. Dottor Giortani, dottor Giortani, il malato della stanza 23 si è aggravato improvvisamente. Chi l'ha visitato stamattina? Il professor De Ruva. La moglie sta con lui? Sì, ma è scesa un momento a ricevere un parente. Allora faccia in modo che non ritorni prima che Vallotti non abbia visitato il marito. Sì. Mi spiegate come mai non è stata fatta la trasfusione? È mancato il sangue, DRH negativo. Vabbè, provvederò io personalmente perché ciò non si ripeta. Senti, meglio provvedere prima al tuo operato della stanza 23. Cosa? Se ne sta andando. Ho detto che oltre il fegato dovevate tenermi d'occhio la circolazione. Vi rendete conto, vero? Qui non si muore. Chiaro. Qui non muore nessuno. Immediato a scrivere. Lo tirerete su con queste iniezioni. Alternate ogni 2 ore. Stasera dovrebbe essere in grado di muoversi e domani mattina, prima di mezzogiorno, via, a casa. Professore! Signora! Sono preoccupata. Che succede a mio marito?
C'è una leggera reazione, mia cara, che era prevedibile, ma nulla di allarmante. Si tranquillizzi. L'operazione è perfettamente riuscita e noi possiamo ritenerci pienamente soddisfatti. Abbiamo già alcuni giorni di buon recupero. E domani, a mezzogiorno, lei ce lo potrà riportare a casa. Davvero? Ah, come sono contenta. E quanto le sono grata. Oh, intendiamoci, lo affidi al suo cardiologo, che peraltro è un ottimo medico. Suo marito è un cardiopatico e ha bisogno di sorveglianza. Certo, certo, professore. Ero convinta che fosse molto grave. Come ho potuto sbagliarmi a quel modo? No, suor Maria. Lei non si è affatto sbagliata. Ma se domani può tornare a casa... Sarà solo per una breve tappa, prima di intraprendere un viaggio più lungo. Ma è possibile che non abbia ancora capito che da questa stazione non partono i direttissimi per il paradiso? Professore. Ma ancora qui siete voi. Credevo che Ciottani vi avesse convinto. Soltanto lei può operare mio marito. Io con nessun altro mi sentirei tranquilla. Ma io vorrei evitarvi questa spesa. Non si preoccupi per i soldi. Tra quelli che abbiamo già ed il prestito che ha promesso il principale di mio marito, arriviamo ai 4 milioni. Beh, certo, per noi è molto. Se lei... Ma no, non parliamo di 4. Si tratterà di 2 per venirvi incontro. Ma cosa fa? Cosa fa? Beh, adesso andate e tornate domani. Per il resto penserò a tutto io. Grazie. Il dottor Rovetti e la baronessa Lanciani, prima di uscire, sono passati in amministrazione? No, professore. Mi dia le loro schede. E abbiate sempre presente che ogni nozione da voi appresa in questa facoltà potrà in un domani servirvi ad alleviare un dolore, a guarire un male, a contribuire alla salvezza di quel bene supremo che è la vita umana. Il lavoro del medico non deve mai essere degradato strumentalizzando il vostro sapere a fini lucrativi. Dovrete soccorrere con uguale impegno il ricco e il povero, il più potente tra gli uomini come il più umile. Poiché il dolore, ricordatevelo, rende tutti uguali e con pari diritti. Professore, io credo che ognuno di noi è d'accordo con quanto lei dice. Ma in pratica chi possiamo soccorrere? Usciamo di qui pieni di nozioni e di teorie, ma con una laurea che non ci serve neanche a saper curare un raffreddore. Sappiate che io sono stato uno dei primi a battermi per la riforma universitaria. Ma anche se la otterremo, chi ci risparmierà l'umiliazione di battere a 100 porte per ottenere un posto a 80.000 lire al mese? E quando l'avremo trovato, nessuno potrà farci luce, perché non fa comodo ai baroni. E i baroni non permetteranno mai la riforma sanitaria. Io spero che a me risparmierete questo infamante titolo nobiliare. Se la riforma universitaria è importante, quella sanitaria è inderogabile. Ma purché sia radicale e priva di ambiguità. La medicina deve essere politicizzata. Provi a guarire un tumore leggendo all'infermo le massime di Mao. Se lei ci riesce, io sarò il primo a deporre il bisturi per impugnare il libretto delle guardie rosse. Ditemi voi se si può lavorare in queste condizioni. Che questo casino finisca a mezzogiorno. Hanno raggiunto un compromesso con la commissione interna. Il ministro dice che prima delle vacanze del Parlamento riuscirà a varare la riforma sanitaria. E che la varino pure. Poi staremo a vedere quanti di noi resteranno a esercitare in questo paese di merda. Ma quale riforma? La democrazia cristiana preferirebbe veder nazionalizzata tutta l'industria italiana piuttosto che togliere il mercato della salute dalle mani di migliaia di enti religiosi. Riforma. Mio marito muore! 200.000 lire mi è costato il sangue al mercato nero!
tutto, tutto, mi sono impegnata per comprare il sangue, dove dicevano gli infermieri. Perché si calmi, che hanno guadagnato pure loro, farabutti, si speculano sulla disperazione della povera gente, maledetti! Andiamo, eh? Ma perché ridi? Io non ho capito. No, non è edificante sentire una donna gridare in pubblico che gli infermieri fanno un vergognoso traffico del sangue. Professore, e io come potrei evitarlo? I donatori scarseggiano. Fabiani, il direttore dell'emoteca lo sa meglio di me che i donatori non mancano. No, dica piuttosto che molti di loro vengono convinti dal suo personale a prestarsi a questa indegna speculazione. Ecco, è così o le fa comodo ignorarlo? Perché dovrebbe farmi comodo? Perché gli infermieri pagano una tangente sui loro guadagni. E io ne ho le prove. A chi la pagano, Fabiani? A chi? Professore, se lei crede che io debba dimettermi... Andiamo, non drammatizziamo, su. So benissimo che deve affrontare grosse spese per il matrimonio di sua figlia. Io sono comprensivo. Però ci vada cauto, eh? Un'inchiesta potrebbe comportare la sua espulsione dall'albo professionale. La eviteremo. Le sarò sempre riconoscente, professore. Lasciamo stare sempre... E limitiamoci al presente, piuttosto. Nella mia clinica ieri è mancato il sangue BRH negativo. Che non si ripeta, Fabiani? Non dubiti, professore. Ecco dove mirava quel gran figlio di mignotta. Abbiamo fatto l'impossibile. Ci dispiace, signore. No! No! Lui no! Non dovevate ucciderlo! Si poteva salvare! Ma che succede? A causa dello sciopero di 3 giorni c'è uno che ha scioperato in eterno. E chi aspettano a portarlo via? Tra poco il professore comincerà le visite ed è bene che trovi tutto a posto. Chiaro? Via le immondizie, i cadaveri e gli orinali. Scusi, professore, l'altra corsia è già in ordine. Bene, cominceremo da lì. D'accordo. Gava? Sì? Vai a controllare che le sale operatorie siano pronte. Subito. E tu non far mancare le lettighe. Calcola che ci saranno una ventina di interventi. E almeno 5 toccheranno a me. Pensi che ce la farà la tua preziosa mano? Sono ambidestro. È ambistronzo. Oè, di un po'. Ma cosa fai con questa musichetta? Sta arrivando il professore. E che ci vuole, la marcia reale? Ma guarda, t'ho portato il pigiamino nuovo e l'hai macchiato. Proprio adesso che viene il professore. Come andiamo questa mattina? Meglio, professore. Diminuito il dolore alla spalla? Sì, professore. Continuiamo con le stesse iniezioni, ma giorni alterni. E doppia dose di Vitalin. Mamma, mi raccomando, non ti sbagliare come l'altra volta che l'hai chiamato dottore. Ma perché? Non è un medico. Oddio, mamma, non ti confondere, lo devi chiamare professore. Professore, hai capito? Bene, interveniamo oggi, prima l'elettrocardiogramma, però. Mi gira la testa. Ma lascia stare, che importanza hanno i capelli? Certo che hanno importanza. Si ha sempre un occhio di riguardo per una ragazza carina. No. Dalle prove di funzionalità epatica è chiaro che il fegato che bisogna recuperare, non lo stomaco. Su. Gli si dia Necio-Temimilla al mattino. Scriva. Essen dopo i pasti, citroepatina e la sera... Vitalin. 2 compresse, sì. Perché non ti sembrano positivi gli effetti del Vitalin? Come no? Un vero toccasana. Questo Vitalin non serve a nulla. Capisci cosa intendo per nulla? Che è uguale a migliaia di altri farmaci similari già esistenti sul mercato. Professore Vallotti, la mia ditta ha già investito grossi capitali nel Vitalin. Se lei non firma con parere favorevole la relazione al Ministero di Sanità, si rende conto che danno ne riceverei? Si metta nei miei panni. No, lei si mette nei miei. Guardi, in Italia le industrie farmaceutiche sono 1120. Ci propinano più di 200.000 prodotti con una sperimentazione priva di qualsiasi valore, perché è seguita su cavie e non come si dovrebbe su scimpanzé. Purtroppo, professore, lei sa che nessuna industria ne dispone. Perché io nelle corsie ne ho centinaia, vero? No, adesso mi dia una sola ragione. Perché dovrei considerare i miei infermi degli scimpanzé. Sono 80 milioni. Che lei può destinare ad attrezzature più moderne di un reparto, a promuovere ricerche in questa clinica o altrove. Tutti conosciamo con quanto disinteressato impegno lei lotta per il progresso medico e perciò lascio alla sua esclusiva decisione di farne l'uso che ritiene più opportuno.
dove, come e quando vuole. E per non limitare questa sua libertà, ho fatto l'assegno al portatore. Caro Loris, come andiamo con questa relazione sul Vitalin? L'avevo finita, professore, ma la sto aggiornando per certi articoli apparsi all'estero. Quali articoli? Su un prodotto similare. Ah, vediamo. Lo stanno ritirando dal commercio svizzero in Germania per i nocivi effetti secondari dovuti all'entrazina che c'è anche nel Vitalin. E con questo? Se è nociva agli svizzeri e ai tedeschi, non è detto che lo sia anche per gli italiani. Altri climi, altre condizioni ambientali. Via, Loris, siamo seri. Tutto dipende dal dosaggio dell'entrazina. E non si stia a confondere con troppe letture. Si attenga alle istruzioni e mi prepari la relazione per domani. Ce la fa? Farò notata, professore. Bravo. Sento tranquilla perché so in che mani ti affido. Vallotti! Ma tu lo sai chi è Vallotti, eh? Se avessi saputo che mi operava Vallotti, quei soldi che mi ha preso il notaio per fare il testamento, li avrei spesi per andare allo stadio a vedere Italia e Inghilterra. Ci andrai a vedere la partita e questa volta ci vengo anch'io. Sei stato buono a volermelo nascondere, ma io l'ho sempre saputo che era un'operazione difficile. Se dovesse andare male, trovati una brava ragazza che voglia bene ai bambini. Tu vai al lavoro e loro sono ancora così piccoli. Grazie a Vallotti mi sento tranquillo. Per noi e per i bambini. Ti giuro, mi sento tranquillo. Ho paura. Voglio che mi riportate a casa. Ma di che hai paura, papà? Non sentirai niente quando ti addormentano. Ma è proprio di questo che ho paura. Di non sapere quello che mi fanno. Su, fatti coraggio, papà. Solo pochi giorni e tornerai a casa. Eh sì, parli bene tu. Questa è una vera fortuna, figlio mio. Il dottor Natali è riuscito a parlargli e il professore ha promesso che si occuperà di te personalmente. E poi, quando uscirai di qui, ti prometto che te lo comprerò, questo benedetto motorino. Davvero, papà? Promesso. Sono tanto tranquillo che neppure a casa ho scritto. Hai fatto bene. Perché preoccuparti? Sei in buone mani. Doveva essere un'operazione a farci capire che quello che conta è solo il bene che ci vogliamo. Donati e Frascali, controlli lei, Betti. Sì. E tu tieni d'occhio Menzoni e Pavani, sono ancora alle prime armi. Io sarò disponibile per tutti. Bene. Ah, Giordani, fatelo tu quel re. Ma io ho altri due interventi. Sono a posto gli occhiali, Gianni? Sì, professore, li prendo subito. È tutto pronto, signorina? Sì, professore, il paziente già dorme. Andiamo. E nelle altre sale a che punto sono quegli interventi? Il professor Betti la sta aspettando per quel re intervento. Allarga, allarga, su. Coaguli. E quella perdita dell'anastomosi? Non sono ancora riuscito a mettere bene in evidenza il tutto, professore. È pieno di aderenti. Finisca di liberare lo stomaco, io poi ripasso. Coaguli. Asciuga. Pinze. Kelly. Asciuga. Coagulare. Provato qualcosa, Giordani? Qui c'è una colicisti piena di calcoli. Credo che sarà bene esplorare il coleidoco, che mi sembra aumentato di volume. Sì, va bene, però chiamami prima di andare avanti. D'accordo. Asciugare. Buongiorno. Buongiorno. Tutto pronto, sì? Visto il dottore. Apri, apri, ancora. Così. Asciughi. Ecco, continui lei ad aprire la parete, io torno dopo. Bene. Coagulare. Ma dove cazzo stai operando tu? Sul rene sinistro. Ma disgraziato, è il destro che dovevi operare. Avanti, aspira. Che succede? Ma niente, una svista di questo sfasciacarrozze. Forza, tampone. Sono tanto tranquillo che neanche a casa ho scritto. Hai fatto bene, perché preoccuparti? Sei in buone mani. Il dottor Natali è riuscito a parlarvi. Il professore ha promesso che si occuperà di te personalmente. Doveva essere un'operazione a farci capire che quello che conta è solo il bene che ci vogliamo. L'ho sempre saputo che era un'operazione difficile. Se dovesse andare male,
Trovati una brava ragazza che voglia bene ai bambini. Tu vai al lavoro e loro sono ancora così piccoli. Coagula. Sta perdendo molto sangue. Apri, apri di più. Aspiri, aspiri qui, per favore. Qui. Mi dia le forbici. Coagulare. Porta col tampone. Coccalino. Asciuga. Forbici. Divari. Aspira. Cisti. Su. Tampone. Anche tu. Cacto. Aspira. Aspira profondamente. Avanti, avanti. Aspirare il più possibile. Avanti con quei tamponi, forza! Si è reso conto almeno da dove viene questo sangue? Sì, ma veramente. Si tolga di mezzo, su. Mi dia i tamponi, presto. Presto, pulire. Tu aspira, aspira lì, lì. Che cazzo fai? Avanti, prendo un'altra card e procuriamo un altro aspiratore. Ancora pezzi, su. Andiamo? Arriva, arriva questo secondo aspiratore. Professore, non funziona. Io buono funzionasse una cosa. Qua, qua, non asciughi, non asciughi, non vedo niente. Ma lo vede che ha procurato una lacerazione della mente, sì? Bisogna asportarla, via. Coagulare. Aspira. Forbici. Divarica. Aspira, aspira. Tolga questa mano. Kelly, signorina. Cactus. Coagulare. Aspirare. Forbici. Daniele. Mi continuo tu. Buonasera, professore. Buonasera. Grazie, Giacomo. Che aspetto natalizio, abbagliante. Ma non hai troppi gioielli addosso, eh? Che ti sei messa? Meglio troppi che pochi. Ti senti stanco, Daniele? No, no, no. E quei dolorini dietro al collo? E vanno e vengo. Dovresti tornare a fare un po' di sport con un tennis dietro casa. Il tempo, mamma, dove lo trovo? Ah, lo trovi. Riuscita alla canasta? Ah, Carla Seriotti mi ha fatto venire i nervi. Addirittura giocava così male. Sai che cosa voleva? Che ti riferissi dei malanni di suo fratello. Non è la prima volta che una tua amica cerca di scroccare una diagnosi. Ah, come se si trattasse della buon'anima di tuo padre. Mio padre è stato uno stimato professionista. Uno stimatissimo, sì. Da quel gregge di pezzenti che lo facevano accorrere di giorno e di notte, persino la domenica di Pasqua. Ma la maggior parte delle parcelle non aveva il coraggio di farsele pagare perché era di buon cuore, lui generoso, disinteressato. Lo dici come se fossero dei difetti. Altro che difetti. Non si ha il diritto di crepare e per il gusto di sfoggiare la propria bontà lasciare una giovane moglie senza il becco d'un quattrino. Inesperta, fragile, con un bambino da tirare su. Oh, che fai? Mi prendi in giro. Ma la mammetta, che te la sei cavata egregiamente. Ricky sperava di cenare con te, di vedere insieme non so quale gara olimpionica. Non dimenticare che devi rimpiazzare la sua mamma. Per fortuna a te. Ma non è la stessa cosa. Vai di là da Ricky, va, è ancora sveglio, sai? Dai, papà, raccontamene un altro. Va bene, l'ultima però, Lo sai che differenza c'è tra un architetto, un cuoco e un medico? No. L'architetto nasconde gli errori sotto l'intonaco, il cuoco sotto la maionese. E il medico? Ah, sottoterra, no? Papà, senti, io con te mi diverto di più che con i miei compagni. Ma cavolo, non ti vedo mai. Se ti comporti bene, ti prometto che passeremo insieme tutto un mese di vacanze. Che bello, porco cane in mutande. E dove mi porterai? Questa volta cambiamo sistema. Sarai tu a portarmi. Ma sì, ti lascio la scelta del posto. Dove vuoi, Africa, America, Asia, scegli. Sarà un posto tanto lontano dove nessuno potrà romperti, neppure per telefono. D'accordo. Adesso però di la preghiera per tornare e dormi, perché è tardi. Domani mattina devi andare a scuola. Su. Mettiti sotto bene. Così. Ciao, papà. Ciao, ciao.
Eh sì. Una sola ora in casa e scompare tutta la stanchezza di una giornata massacrante. Niente che io debba leggere della corrispondenza? No, no, niente. Le solite lettere di convenevoli risponderò io. Anche quella che hai nascosto lì sotto? Sicuramente la scuola di Ricky. Smettila. Ancora un brutto voto in condotta? Non è niente che ti riguardi, non si tratta di Ricky. Ma che cos'è? Dovevo buttarla nella spazzatura, è solo posto per le lettere anonime. Eri così di buon umore. Sono stata proprio una stupida. Ma no, no, perché? È sempre meglio sapere, per guardarsi le spalle. Non è niente che debba preoccuparci. No, niente. Adesso vai a letto, eh? Ciao. Buonanotte, Daniele. Buonanotte. Si riferisce a Ettore Banti. Un'operazione non necessaria. Qualche milione per lei in più, ma anche un morto in più. Buonanotte, professore. Bene? Non sono in archivio, professore. Non è possibile. Va bene, vada. Insieme alle radiografie di Ettore Vanni scompaiono quelle di altri 10 clienti. E tutto quello che lei ha da dirmi non è possibile. Ma non è mai accaduto, io. E adesso sì! E chi ha preso proprio quelle radiografie l'ha fatto per una ragione molto precisa. Vero, Casati? O preferisce non capirla? Ma qui entrano solo i suoi collaboratori. Io dovrei pensare che... Solo a farla riapparire, sì signore! Dimentichi per un po' le preoccupazioni per i suoi debiti di gioco. E pensi a farvele ritrovare in archivio. È un buon consiglio, mi creda. La gente non capisce come si possa essere innamorati dopo tanti anni. Eppure a noi basta stare vicini per sentirci felici. Devo andare. Tornerò appena sarà possibile dare le notizie dell'operazione. La lascio in buone mani. Guarda, non togliere quel tampone. Scusi. Aspiri. Ancora. Allarga tu. Ha pronti i ferri dei vasi? Sì, suore. Penso che ce ne sarà bisogno. Auguri. A quanto sta il bisturi? A 3, professore. Ecco, la porti a 6. Va bene. Auguri. Aspira, Giottani. Aspira, non mi coprire. No. Dilata ancora di più, su. Qua così. Aspiri. Coagoli. Ancora.
regolare. Betty, se lei continua con quel tampone, che faccio io? Regolare, signorina. Tira, ma che hai stamattina? Vago, signorina. Professore, la vogliono al telefono. Operando, no? E l'avvocato Donati dice che è molto urgente. Ti dica, richiami. Che fa? Che fa? Stia fermo. Doveva durare 2 ore. Come mai non è ancora finita? Non ci sono complicazioni, vero? No, no. Finora tutto procede bene. Ma non si può calcolare il tempo per un intervento come questo. Grazie. Suora, per favore, 2 zeri di seta. Coagulare. Ancora. Ancora, signorina. Professore, l'avvocato Donati è di là. Insiste che è urgente. Continui lei, Betty. Avvocato, dico, sto operando. Lei non può venire qui. Sì, ma se non fosse urgente, non mi sarei mai permesso di venire qui a disturbarla. C'è stata una denuncia sui suoi redditi. Hanno accertato 800 milioni invece dei 90 da lei dichiarati. Tra mezz'ora passerà alla commissione d'inchiesta, a meno che... Quanto? Beh, io penso che 5 milioni saranno più che sufficienti. Beh, li paghi, se questo basta. Sì, sempre che una copia non sia stata mandata direttamente al ministero. Ah, questo provvedo subito, mi faccio l'872598. Giordani, non ci sto capendo più niente. Questa non si arresta. Presto, un punto. Forse è meglio chiamare il professore. Va bene, io lo vado a chiamare. Vieni, prendi il mio posto. Professore. Ma che succede? Non so, c'è emorragia. Se per caso ti arrivasse una falsa denuncia sui miei redditi... Senti! Sì, è possibile. Beh, in quel caso bloccala, eh? No, adesso non posso perché sto operando. Ma Lotti! Ciao. Che succede? C'è una grave emorragia. Ma perché, Betty? No, ma c'è bisturi e bisturi. Non mi riesce a rifrenare l'emorragia, professore. Non mi riesce a rifare l'emostasi. Lei non riesce a fare un cazzo! L'emostasi non la farà mai, insistendo a mettere i punti sul parenchima. Avanti, datemi delle pezze, su, aspira! Guardi che la c'è ancora. Via, me. Facciamo una resezione, via. Professore, non sento più il polso. Sta facendo sangue il malato? Sì, ha fatto già 5 unità. Gliene dia ancora. Professore, il polso non si sente più. C'è un arresto cardiaco. Su, massaggiamo, su. Non si fermi, Betty, non si fermi! Sì, sì. Signorina, mi prepari un'intracardiaca di adrenalina. Andiamo? Fermo? Professore, non c'è nessun segno di ripresa. Continuate a massaggiare. Può essere vero. No.
Non posso vivere senza di lui. Non posso sapere dove sta adesso. Non voglio! Non voglio! Signora Marchetti, lei è credente? No! No! Dio non ha avuto pietà di me! Cristo mi ha ingannata! Mi ha tradita! Come osa offendere così il Signore? È un peccato gravissimo. Se ne vada, madre. È un peccato più grave indignarsi con una donna così disperata. Signora, il professor Vallotti ha dato l'ordine di restituirle l'anticipo. L'anticipo? I soldi? Hai capito, amore? Ti hanno restituito i soldi! Guarda, guarda, guarda. Lei qui. Lo dice come se non sapesse che dovevo venire. No, no, anzi, mi aspettavo questa sua visita di Samaritana. S'accomodi. Tra l'altro è per me una grande distrazione. Prego, prego. Allora, cosa prova una religiosa in casa di uno scapolo, eh? Detesto il disordine. Le dispiace se rassetto un po' la meno peggio? Ah, per me faccia pure come le pare. Ma non si aspetti della riconoscenza, tanto domani sarà tutto come oggi. Il disordine parte da dentro e poi si espande fuori. È un pezzo che mi ci sono rassegnato. Cominciando dall'esterno si può raggiungere un piccolo vantaggio. Ma non ha una donna? Donna? Donne, semmai. Solo al plurale. Breve durata e poco impegno. Non ho nessun bisogno di un legame fisso. Evidentemente ha bisogno di un caffè, molto forte. Le chiedo scusa, ma ne ho già presi parecchi. Si vede che mi ci vuole un po' di tempo prima di riprendermi. Fortuna che c'era traffico e sono arrivata in ritardo. Perché è venuta? Sono 2 giorni che non si vede in clinica. Ho immaginato che cosa ha provato alla notizia del... Dell'insano gesto della signora Marchetti? Già, chissà poi perché ricorrono sempre a questo buffo aggettivo. Insano. Sono stato io a convincerli che fosse il professor Vallotti ad operare, lo sapeva questo? E allora è chiaro il quadro che lei si è costruita. Un medico solitario in preda a una crisi di disperazione. Un povero essere umano sommerso dai rimorsi di coscienza, peraltro ingiustificati, che tenta di affogare nell'alcol la sua pietosa prostrazione. Non è così? Più o meno. Ma invece è falso. Perché si tratta solo di schifo. Schifo di tutto e di tutti. Una volgare crisi di saturazione esistenziale, debolezza marcia come questo mondo che ci circonda. Impulsi di disgusto che non hanno niente di sublime. Non provo affatto dei rimorsi di coscienza, perché non credo alla coscienza. E tra una crisi e l'altra di schifo. Cerco di passarmela il meglio possibile. Questa è la verità. E la sua? Il moto di carità cristiana non mi convince affatto. Allora, coraggio, perché è venuta qua lei?
Per simpatia. Ricorda l'origine greca di questa parola. Sentire insieme. Bello. Niente da obiettare. Il cinismo si infrange contro la schiettezza. Bello. Peccato che questo non servirà a riquadrarmi. Quello serve a sollevarle il morale? No. Serve a tenermi un po' di cattiva compagnia. Ho avuto la presunzione di voler far concorrenza a questa bottiglia. Ma il risultato non è molto incoraggiante. Comunque la sua presenza qui mi fa molto piacere. Riesce benissimo a dissimularlo. E non soltanto da oggi. Sono quasi 2 anni che la vedo tutti i giorni e ne provo ogni volta una sensazione piacevole. Anzi, un risultato, un bilancio nettamente positivo. Soltanto lui può vantarne uno simile nei miei confronti. Ma un anno fa è uscito di casa per portarmi il giornale e non si è più visto. Speriamo che abbia scelto la libertà. Lei invece ha scelto questo... Senta, posso farle una domanda? Me la risparmi. È la domanda di prammatica che si fa alle prostitute e alle monache. Perché? Perché ha scelto questa strada? C'è la tendenza a redimere le prostitute e a traviare le monache. Forse perché si tratta di donne che non rientrano negli schemi della cosiddetta normalità. Lei non ci rientra perché è una donna piuttosto eccezionale. Bontà sua. Comunque, se ci tiene a velare il mistero della mia vocazione, non pensi alle solite grandi delusioni. Al contrario, la mia è stata solo una grande illusione. Quella di rendermi totalmente disponibile alla volontà del Signore. Allora lei crede in Dio? Dottor Giortani, la sua logica è disarmante. Sa anche essere sarcastica. No, no, è una sua specialità in cui eccelle. Sbaglio di grosso o lei ha un debole per me? Sbaglia. Provo per lei molto di più. Curiosità, simpatia, una notevole attrazione. Beh, c'è chi dà a tutto questo un nome preciso. È fuori moda e è estremamente azzardato. Però sentiamo insieme. E allora perché non... Perché non getto l'abito alle ortiche e a lei le braccia al collo? Sarebbe molto bello. Forse, ma anche molto amaro. È inutile. Per lei si tratterebbe di un intermezzo tra una crisi e l'altra di schifo esistenziale. E per me uno sbaglio. Uno sbaglio deliberato e cosciente di cui dovrei pentirmi. E io ci tengo moltissimo a non dovermi pentire del sentimento che provo. Comunque la ringrazio umilmente. Non saprà mai quanto. Vuole farmi un piacere? Le chiederò un fioretto difficile. Smetta di bere per un'intera settimana. Va bene. Per una settimana non berrò alla sua salute. Buongiorno, professore. Buongiorno. Il professor Calogi liquida molto? Da pochi minuti, professore. E cosa dovrei pensare quando mio marito diventa improvvisamente paonazzo? Ha un'evidente disfunzione delle coronarie, o mi sbaglio? E quando non una, ma ripetute volte mi capita di sentirlo emettere, vogliate scusare, dei fastidiosi rigurgiti d'aria dalla bocca. Santi Dio, in un gentiluomo come lui può avere una sola spiegazione. Atonia dell'apparato digerente, o mi sbaglio? Vogliate scusarvi se mi permetto? Dica pure, collega. Ecco, conosco il paziente da anni. Modestamente l'ho sempre curato io. E sul suo stato di salute non ho la più piccola preoccupazione.
Per me è sano come un... Basta, la prego. Guardi, se è scomodato due luminari per un consulto, non è certo per ascoltare il suo infondato ottimismo che vuole ignorare anche il fatto più grave, più angoscioso. Per me è un fatto invidiabile. Invidiabile? Di che si tratta, signora? Ecco, mio marito soffre di frequentissime erezioni. E questo nella scienza ha un preciso nome, priapismo, da Priapo, antica divinità fallica. E se lei la gravità di questa malattia la ignora, non io, che leggo tutte, dico tutte, le rubriche mediche nei più importanti periodici, italiani ed esteri. Bene, se vogliamo vedere il paziente. Ma io non so quale sarà la diagnosi che faranno loro signori, ma una cosa è certa, mia moglie è matta. È matta, è fissata per le malattie. Paonazzo, mi fa ridere. Un po' colorito quando bevo un bicchiere o due di vino. A sua insaputa, perché lei ha letto che il vino fa male. I ruttini. Vorrei vedere, grazie. Mi tocca andare giù di notte, in dispensa, a ingozzare un paio di salsicce o quello che trovo. Perché lei mi tiene a semolino, a brodo vegetale. Ah, poi c'è la storia del priapismo, sì. Ma insomma, via, siamo tra uomini. Ecco, io sono un uomo di 60 anni e devo dire che mi tira ancora. Per esempio, la mia tenuta è piena di selvaggina, vero? Ma Cristo, se vado a caccia e mi vedo davanti una bella fagiana, cosa faccio? Sparo, no? Se no il fucile, perché me lo porto dietro a fare? E se invece di una fagiana vedo una donzella compiacente, la butto via? Cosa faccio? Sparo, no? Se no, questo arnese, perché me lo porto davanti? Mi scusi, no? Ma avevo dimenticato un altro sintomo preoccupante. Dopo, signora. Adesso con il collega vogliamo appartarci per studiare il caso. Vieni. Ti domanderai perché ho sollecitato il tuo intervento in questo consulto. No, non è per fare una scampagnata insieme. No, non ne dubito. E aspetto un chiarimento. Calogeri, tu mi sei ostile. Sì, mi sei ostile. Da quando gli ho fatto installare un rene artificiale al policlinico e l'ho affidato al dottor Azzina, che è capace di farlo funzionare, poi. Ma anch'io nella mia clinica privata ho lo stesso apparecchio. E questo tu lo sapevi. Chi credi che venga a spendere da me mezzo milione se può cavarsela, sì, con solo 50.000 lire in un ospedale pubblico? Ho perso più di metà clientela in quel reparto. E non dovrei esserti ostile. Ma c'è mezzo e mezzo. E poi il tuo piano per denigrarmi è fuori di ogni etica professionale. Ho saputo che hai prestato una forte somma al mio radiologo, Casati. Perché? È un amico. Molto generoso da parte tua. E non hai mai pensato che un dialogo aperto fra noi potrebbe eliminare ogni divergenza? Sai, con quest'area di riforma andiamo incontro a momenti molto preoccupanti. Essere uniti è il nostro più alto dovere. E non credo che un apparecchio romperà questa unità. Devo credere che lo eliminerai dal policlinico. La solidarietà tra di noi, caro Calogeri, è una base essenziale per un sereno svolgimento del nostro lavoro. Ti ringrazio. Non abbiamo parlato del paziente. Non ti preoccupare, ci penso io. Come ripeto, mia cara, niente di allarmante. E si tranquillizzi. Però, esaminata la complessità della sintomatologia di suo marito, riteniamo che sia necessaria una sua permanenza nella clinica del mio collega per decidere se sia opportuno un intervento. Ecco, io domani stesso lo accompagnerò per il ricovero. Qualsiasi aereo, prima di sera, per qualsiasi posto, dove ci siano belle figliole, naturalmente, ma lontano, dove lei non possa raggiungermi. Ci hai pensato bene, Enrico. Sono 20 anni che ci penso. Ma dico, ti rendi conto cosa significa per me scappare dalle grinfie di quella matta di mia moglie? Mi rendo conto anche cosa significa scappare dalle grinfie di quei due baroni. Ma voi dove andate? Mio figlio è grave, ha un blocco renale. Andate al policlinico, qua non c'è posto. Ma dal policlinico ci hanno mandato qua, il bambino muore se non si fa presto. Un momento.
Voi avete la mutua? Sì, mio marito lavora all'Enel. Ah, pure mio fratello. Forse lo conosciamo. Dove lo porto? In urologia. Un momento, signora. Che c'è adesso? Bisogna riempire il modulo d'entrata. Senta, scusi, non si potrebbe fare più tardi? No, è regolamento. Ecco, riempia questa. Di a me. Il nome? Di che? Di suo figlio. Cognome, nome, data e luogo di nascita. No, no, non è giusto, io... Ma signora... Io devo stare con mio figlio, capito? No! Signora! No! Sì? Oh, senti, e questo è per te, solo che era sul mio tavolo e distrattamente io l'ho aperta, scusa. Cos'è? Chi l'ha portata? Questa non è venuta per posta. Chi l'ha lasciata sul tuo tavolo? Ma perché, così importante? No, semplicemente non mi piace il disordine. Una lettera per me finisce sul tuo tavolo. Non sai chi è entrato nella tua stanza? Deruva, Betty, Loris. Anche Azzina? Ah, sì, ed era incavolatissimo perché gli stanno imballando il rene artificiale per portarlo in un altro ospedale. Quel bambino non sarebbe morto se questo apparecchio avesse funzionato a tempo. Non tollero questo suo tono arrogante, dottor Azzina. E tantomeno la sua presenza nel mio reparto. Se questo significa il mio trasferimento, non si dia pena. Ho già deciso di ritornare negli Stati Uniti. L'ho capito da un pezzo. Che in questo paese... non c'è posto per chi si è specializzato all'estero ad impiegare mezzi tecnici che voi non sapete usare. Di queste macchine ce ne sono tante in Italia, ma pochi gli esperti aggiornati che sono capaci di farle funzionare. E quei pochi sono quasi tutti nelle cliniche private. A qualcuno non faceva comodo che in un semplice ospedale si potessero salvare vite umane con pochi soldi. Per questo lei mi è stato ostile fin da quando sono arrivato qui. Per questo lei ha fatto destinare questo apparecchio in un altro ospedale dove nessuno potrà renderlo utile. Lei sta delirando, vero? Ma lo voglio o no, lei lascerà questo ospedale oggi stesso, subito. Non c'è posto accanto a me per gente che si rifugia dietro le lettere e le telefonate anonime. Io non so di che cosa stia parlando. E non mi interessa. Chi ricorre un mezzo così subdolo non avrà mai il coraggio di ammetterlo. Sì, qui Vallotti. Signorina, qualcuno mi ha chiamato a questo numero. Era dall'esterno? No, professore, l'avrei ricevuta io. E non sa da quell'interno? No, professore, perché le chiamate interne non passano per il centralino. Preparate quei sei pazienti che vi ho indicato per l'intervento. Li opereremo domani. Caro Laurenti. Buongiorno, professore. Come va? Lei vorrebbe qualche primizia sulla riforma sanitaria? Domani. La ringrazio, professore, ma non sono qui per questo. C'è un'intera pagina dedicata a lei. Ah, vediamo. Come vede, si tratta di notizie scandalistiche. Diffamatorie, direi. Comunque sono riuscito a fermarne la pubblicazione. Ma queste notizie chi è che le passa al giornale? Non lo so, abbiamo molti collaboratori esterni. Tra questi non c'è per caso un certo Loris. Marco Loris. Loris. Ma sì, certo, è un giovane con gli occhiali. Però non potrei affermare che sia stato lui. Va bene, grazie. Caro Loris. È lei che tempo fa mi disse che ha una famiglia a carico e che ha bisogno di aumentare le sue entrate, vero? Sì, professore. Ah, ecco, vede, ricordo, sì. E ci ho pensato. E ho una soluzione per i suoi problemi. Mi farà lavorare in corsia? Servirebbe ben poco, guardi. No, venga con me. La presenterò a un mio collega del reparto ginecologico. Non ce la faccio più.
Fate presto, mi sto dissanguando. Non era sola qua dentro. Ah. Perché cavolo non ci pensate prima di farvi rovinare dagli aghi di calze e dagli ossi di pollo delle mammane? Che vergogna, alla tua età, e io che mi ammazzo a fare la serva ora per tenerti alle magistrali. Io a quella la denuncio. Dovessi finire in galera. Sul tavolo di cucina ti ha fatto l'operazione. Per questo non ha voluto che entrassi. E il più grande quanti anni ha? 3 anni e mezzo, il più piccolo 2 mesi. Complimenti. Buongiorno. Su più di 2 milioni di aborti all'anno che avvengono in Italia, la maggior parte sono praticati da mammane, fattucchiere o medici animali. E ogni lunedì me ne arriva una decina con l'utero perforato e spesso con la peritonite. Che devo fare? Lasciarle crepare? Nessuno di noi è un emotivo sul lavoro, ma ci sono dei casi in cui, porca miseria, se al posto del cuore hai l'articolo 553 del codice penale, la notte te ne rimani a pensare e a imprecare. Ma nella mia prossima relazione al Congresso Nazionale della Sanità affronterò questo problema. Speriamo di smuovere le acque. A te daranno ascolto, almeno, lo spero. Prima o poi la spunteremo. Loris, venga qua. Il professor Bonanni mi ha promesso di metterla sotto torchio. Guardi che è un uomo che non risparmia se stesso, ma fa anche lavorare sodo gli altri. Se la sente? Ci proverò, professore. Bene. Scusi, professore, ma non intendevo specializzarmi in ostetricia. Guadagnando la stessa somma, avrei preferito rimanere in corsia con lei. Pensi che dopo pochi giorni di pratica lei potrà cominciare a lavorare in proprio, senza abbandonare l'ospedale, ben inteso. E ad essere prudenti, in un mese lei si sarà fatto il suo bel mignoncino tondo tondo. Ma l'aborto non è legale. Si capisce che non è legale. Anche la rivoluzione non è legale. E a quanto sembra nemmeno la libertà di parola e di opinione garantita dalla Costituzione. Però è impedita dal nostro codice bizantino. Sa che tempo fa hanno arrestato un conferenziere che parlava degli anticoncezionali? Arrestato? Già. Si meraviglia, eh? Penso che strappare qualche vita dalle grinfie di queste fattucchiere che commettono assassini impuniti non dovrebbe ripugnare la coscienza di un giovane. La morale ipocrita racchiusa nel guscio di un comodo conformismo, io non la reputo edificante. Lei ha ragione, professore. Seguirò il suo consiglio. Alla sua salute. Bravo, bravo Ernest, è così che voglio, una rotazione stagionale dei fiori, bravo. Grazie, professore. È allegro oggi il grande Capobianco. Sarebbe ora. Professore, buongiorno. Oggi abbiamo del lavoro arretrato che affronteremo immediatamente. Ciao. Ciao. Io non avendo sue disposizioni non ho potuto... Certo, caro, anzi scusatemi se nei giorni scorsi è mancata tra noi quell'armonia di equipe che c'è sempre stata, ma io purtroppo ho avuto... Qualche contrarietà? Ma acqua passata. Bene, signori, ognuno al proprio lavoro, io vi raggiungo immediatamente. Chiudere, Betty. Sì. Complimenti. Bellissimo tutto il tempo della linfadenectomia. Questo non saprà mai quanto è stato vicino a svegliarsi nell'altro mondo. Oggi lei ha compiuto un vero prodigio, professore. Soprattutto considerando l'episodio di fibrillazione cardiaca. È davvero un intervento da fare epoca nella storia della chirurgia. Bravo. Grazie. Infatti il rapporto della lesione con il cuore ci ha tolto solo ora ogni dubbio sulle deduzioni radiologiche. Professore, è un vero peccato non averlo filmato. Un vero peccato per me non potermi rallegrare dei vostri elogi. Professore, vuole un caffè? Sì, grazie, sorella. Perché tra di voi c'è qualcuno che vorrebbe colpirmi, che vorrebbe screditarmi. Sia ben chiaro che se ciò avvenisse, la mia rovina sarebbe anche la vostra. Di ognuno di voi so abbastanza per distruggervi. E chi è senza colpa scagli la prima pietra. E se lei, quale rappresentante del ministro della sanità, gli riferirà che il nostro atteggiamento è di ostruzionismo, sarà una sua opinione assolutamente arbitraria. Vede, tutti i miei colleghi qui presenti, ed io personalmente, già spichiamo la riforma sanitaria, ma solo quella radicale. E ciò significa, primo, lo smantellamento burocratico di tutti quegli enti mutualistici in cui sono state spese centinaia di miliardi dal governo. L'abolizione di tutte le opere pie, che diciamolo,
sono centrali di propaganda del più forte partito al governo. Terzo, tutti gli ospedali che dall'oggi al domani dovranno diventare pubblici. E per finire, la statalizzazione delle industrie farmaceutiche, che pensi sono più di 1000. Questi, solo questi, sono i presupposti per una riforma valida. Ma ahimè, tutto questo comporta spese insostenibili per un bilancio deficitario come il nostro. Mi creda, fuori di questa realtà c'è solo demagogia e un altro inganno alla nazione. Tu dici che dobbiamo essere uniti perché è un momento particolarmente delicato. Pericoloso, io direi. E il pericolo viene proprio dal nostro ambiente, forse da qualche nostro intimo collaboratore. Che intendi dire, scusa? Ci sono fatti personali nella nostra professione che qualcuno sta usando non solo in forma per ora anonima, ma addirittura intimidatoria. Vuoi dire che anche tu ti sei esposto a una possibile diffamazione? Ma no, ma non solo io. Ci sono anche i Tancresi, i Bellonci, i Farelli, i Rovita e chissà quanti altri. Dobbiamo reagire, Calogeri. Prevenire. D'accordo, ma come? È venuto il momento di affermare il nostro prestigio presso l'opinione pubblica. Ciao. Ciao. Il professor Vallotti, dopo che mi ha operato lo stomaco, mi ha ridato la vita. E non mi ha chiesto neanche una lira. Professor Vallotti, abbiamo sentito dalla viva voce degli interessati le commoventi, drammatiche testimonianze che sono il riconoscimento più significativo del suo alto sentimento umanitario. Vuole dirci se questa sua esemplare generosità è seguita anche da altri suoi illustri colleghi? Ah, senza alcun dubbio, mio caro. E come me, è vero, molti di loro si adoperano in ogni momento di tempo libero e devo dire con totale disinteresse per aiutare, spesso salvare i più bisognosi. RH positivo, gruppo universale. E se mi è permesso dirlo, quanto noi in questo momento stiamo facendo è soltanto una prova di solidarietà, un invito per i colleghi più giovani a comprendere l'imperativo categorico della nostra professione e dare umilmente, silenziosamente, anonimamente. Ciao papà. Ciao Ricky, ma cosa c'hai lì? Ho scelto il posto dove andremo in vacanza. Ah, guarda, sì? C'è tutto, vedi, l'abitazione, piscina. Dai, vedere. Ti piace? Ah, ma è fantastico. Ma questa cos'è, una spiaggetta, ma possiamo farci il bagno. Ah, scelto benissimo, poi ce lo studiamo con calma dopo, eh? È anche tanto lontano che nessuno verrà a romperti. Meno male. Vieni papà, hai tempo adesso per vedere i progetti? Dopo, dopo. Non ora. Adesso no, Ricky. Vai nella tua stanza, caro. Sì, bravo, tesoro. C'è un disco nuovo che t'ho comprato, eh? È underground. Lo vedrai. Che succede? Ha telefonato il procuratore Selmi. Sì? Ha detto che vuole vederti, che è urgente. E lo vedrò. L'ho ricevuto questa mattina. È una denuncia contro di te. Ampiamente circostanziata. E non ti è possibile ignorarla? No, purtroppo. Posso solo aspettare qualche giorno perché tu veda se puoi farla ritirare. Ma non è anonima, scusa. E no. È firmata. Bastano 3 firme e una persona sana di mente può essere rinchiusa in questo inferno. Beh, ne uscirà ricca di esperienze macabre e magari sfornerà un bestseller. Non è detto che ne esca, perché anche chi entra qui sano di mente è facile che diventi pazzo. È per parlare di questo che hai allontanato il direttore? No, è per l'obiettività dell'inchiesta. Alla vista del padrone, tutti si comportano diversamente. E tu pensi che il terrore di una punizione serva a rinsalire?
Poche scariche al massimo voltaggio. E tutto è bello e dimenticato. Non sei in grado di testimoniare neppure la tua propria identità. Cancellare se stessi dalla propria memoria potrebbe essere una soluzione. Anche il metodo ti attrae? No. È bestiale. Spesso il mezzo giustifica il fine. No! No! Oh, ma non lo fate! Per pietà, sono stata buona! Ho aiutato a pulire i pavimenti! Farò quello che volete! Visto? Anche se capita qui a sproposito, uno che la libertà ce l'ha nel sangue, una strada d'uscita la trova sempre. Non cedono alla fantasia queste porte, sono solide. Più o meno come quelle di una prigione? Perché mi hai denunciato? Mi odi perché sei un fallito? No, non ce l'ho con te personalmente. Comunque sappi che a quella seguiranno altre denunce, particolareggiate e inoppugnabili. Ti senti un giustiziere? Affatto, e nemmeno un moralista. È stata una distrazione, un gioco, un hobby, se preferisci. E mi ci sono buttato con un impegno che non mi è neppure congeniale, peraltro. Non c'è stata determinazione all'inizio. Ogni volta che cambiavo reparto in un ospedale avevo l'illusione di uscire da una fogna, ma mi accorgevo di cadere inesorabilmente in un'altra. E allora ho cominciato a segnare tutto. Fatti, ricatti, porcate, delitti. Li selezionavo. Li catalogavo uno per uno, come si fa con i francobolli, sai? Ti sei divertito? Parecchio. È stato l'unico antidoto alla noia che mi porto sempre appresso. E allo schifo che provo tuttora per certe cose. Ho preparato uno spettacolo tutto per me. Idealista per gioco. Istrionismo latente alla ricerca di un palcoscenico. Mi ci sono trovato su questo palcoscenico. Comunque non ti illudere che io rinunci a godermi lo spettacolo. No, no, non ci siamo, non ci siamo, caro Calogeri. Qua non si tratta di mezze misure. Estremi mali, estremi rimedi. Ognuno di voi ha da perdere quanto più di me. D'accordo, io sono con te. Bisogna difendere il nostro prestigio. Altro che prestigio, forse la nostra posizione. Il credito che abbiamo guadagnato con una intera vita di lavoro. Ma che prestigio e credito? Io penso alle possibili conseguenze di un processo che bene che vada, comporta la nostra rovina. E allora, cari signori, non ci rimane che una soluzione. Decidere insieme come evitarla. Dottor Giortelli, sì. C'è un intervento urgente. Io devo già operare oggi pomeriggio, non c'è il professor Vallotti? No, non è ancora arrivato. Strano, mi è sembrato di vedere la sua macchina. Betty? L'abbiamo cercato, non c'è. Proprio la giornata dei ritardi oggi. Vabbè, vengo io.
miei guanti, signorina. Allora, che mi sapete dire del paziente? È un paziente di 56 anni che riferisce dall'anamnesi patologica remota di aver sofferto circa 20 anni fa di un'epatite virale. Ricoverato d'urgenza per un'abbondante ematomesi. Gli esami? Dall'emocromo risulta 1 milione di globuli rossi. Poi abbiamo fatto una diretta della regione epatica, che puoi benissimo vedere. Quando è stato ricoverato? Circa un'ora fa. Altre notizie? Abbiamo praticato 2 trasfusioni, ma a quanto pare non si è ripreso in maniera soddisfacente. Come cavolo ha fatto ad andare avanti con il fegato in queste condizioni? Ma allora? Mi dà un po' d'acqua, signorina? Sei pronto tu? Possiamo andare? Sì, certo. Però il rischio chirurgico è notevole, professore. Bisturi. Via, asciuga, che è lì. Forza, asciuga, asciuga. Asciugare che non vedo niente. Coagula. Forza, asciugare. Dai che non vedo niente. Bisturi. Coagula. Forza, presto. Bisturi. Pressione, polso, cuore. Pressione massima 120, minimo 80. Polso 90. Pinze. Asciuga, asciuga intanto. Coagula. Dai, ancora, asciugare. Apri tu! Come va la pressione? Pressione 80-120. Coagulare. Coagula. Apri di più tu. Pinze. Andiamo, forza. Non coagulare, asciuga. Tampone, tampone nuovo, non vedi qui? Polso, pressione? Allora, il polso? 70. Kelly. Coagola. Io non ci capisco niente qui. Evidentemente ciroideo. Non ci sono segni di ulcere. Ma com'è che... il duodeno è libero? Vediamo le vie biliari. Tira, tira! E forza, apri! Avanti. Asciuga, aspira. Ci sono evidenti segni di pericoli cistici. Kelly, coagola. E cambia quel tampone, non vedi che non distingo più niente col sangue. Forza, signorina, Kelly. Coagulare. Asciuga, asciuga lì su. Coagulare. Ma come cazzo mi avete messo questa mascherina? Che ti succede? Sei nervoso? Tranquillissimo adesso che ci sei tu. Bisturi. Vi apri? Apri, e aprite più forte. Pinze da cistico. Se fossi in te non farei così. Le lezioni a dopo, professore. Coagula. Asciuga. Forza. Aprite voi. Ma che succede? Non le vedi chiare? Più luce. Non ti senti bene? Ma quelle non sono le radiografie che c'erano prima. Hai commesso un errore. Ma cos'è? Le avete cambiate? Ma cosa dici? Provvedi all'emorragia, Giordano. Pinze. Ho detto pinze, non crai, signorina. Scusi, non si è fatto capire. Non percepisco, Giordani. Il cuore sta cedendo. Che fai? Non prosegui? Mi dia il Kelly. Ecco. Leva, leva quello, asciuga. Ma cosa fate? Dormite oggi? Coagoli. Qui. Io non ci capisco nulla. Non me la sento di continuare. Betty, vedi se puoi fare qualcosa tu. Se n'è andato. L'ha chiamato il professor Vallotti. Avanti, aprite. Di più, di più. Coagulare. Senti, De Ruva, tu non puoi. È inutile ormai. C'è un arresto cardiaco. Che è successo? Perché non hai permesso a Betty di continuare? Non era cosciente di ciò che avveniva. Ha pure pensato che gli avessimo cambiato le radiografie.
non era in grado di capire. Come mai? Era ubriaco. Lasciatevi solo con lui. Mi dispiace, ma sei tu che mi ci hai costretto. Lo sai cosa ti aspetta, vero? Certo. Un'accusa di omicidio colposo, con tutte le aggravanti testimoniate da professionisti incensurati. Forse alcuni anni di carcere, sicuramente la radiazione dell'albo. Non è un prezzo troppo alto per giocare all'idealismo. Un prezzo troppo alto lo pagano quasi sempre i poveracci che non c'entrano niente. Come questo. Non t'avrei mai creduto capace di arrivare a tanto. Un delitto premeditato. Necessario. Gratuito. Un semplice esame sarebbe in grado di provare che non tocco alcol da mesi. Ammesso pure che sia così. Però tu sai benissimo che esistono perizie e controperizie. Quelle della difesa e quelle dell'accusa. O forse tu credi ancora in una giustizia obiettiva, non influenzabile. No, no. Che cosa vuoi? Aiutarti. Aiutarti. Qualunque nome tu voglia dare a questa tua inappetenza vitale. La verità è che tu sei un fallito, come uomo e come medico. Hai mai provato tu cosa sia il piacere, la gioia di una vita centrata? Usi la noia come un alibi per nascondere la tua impotenza, la tua incapacità di diventare qualcuno. Puoi ancora diventarlo. Io posso farti avere una libera docenza. Saprò come metterti in luce. Ti sei mai reso conto tu che il fatto di essere medico implica l'esercizio del potere? Un medico è un potente, un padrone, per la natura stessa della sua funzione. Può terrorizzare, rassicurare, annientare ogni speranza, restituire la vita, ammazzare persino, secondo il proprio arbitrio. Anche i modesti, i semplici, hanno in mano un piccolo scettro per la piccola gente. Ma come crescerà con loro questo scettro se sapranno usarlo? Se faranno carriera, diventerà immenso, scintillante, come quello di un imperatore, forse anche di più. Ne ho viste, sai, le teste chinarsi, le ginocchia piegarsi, di lacrime, i sorrisi, di mani protendersi come al passaggio di un profeta. Ritirerò la denuncia contro di te, ma non contro gli altri. Bravo. Bravo. Avrai in me un grande alleato, sai. Io posso cambiare la tua posizione dall'oggi al domani. Mi è penoso dirtelo, ma tu non puoi più nulla ormai, perché per te non ci sarà domani. Non ti sei accorto che non sei più dalla parte di quelli che sfruttano il dolore? Forse avevi troppe cose da fare e non ti sei reso conto che sei passato sull'altra sponda, in quella dei malati e delle vittime. Che stai dicendo? Io non sono nessuno, professore, ma difficilmente sbaglio una diagnosi. Troppe volte ho visto caderti degli oggetti di mano. Una fissità spasmodica nello sguardo, un improvviso irrigidirsi del collo. E questi non sono sintomi di stanchezza. Tu sai bene cos'è, vero? E adesso decidi tu a quale scettro dovrai inchinarti. Ma di chi ti potrai fidare?
Pezzi. Daruva. Casati. Loris. Azzeda. Herr Meisel? Christian? Ja? Sono Daniele Vallotti. Ah, carissimo. Scusami, tu dormivi, eh? No, no, no. So che hai operato qualche Parkinson a Zurigo. Sì. Che risultati? Purtroppo modesti o nulli. Ma si può sempre tentare, sì? Tu ci tieni molto a questo cliente? È un amico. Manda lui a me, io avrò dei riguardi. Sì, se decido per l'intervento ti richiamo, eh? C'è un nuovo farmaco in sperimentazione. Sì, 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 lo so, sei molto gentile. Ti ringrazio. Ma di niente. Ciao. Molto bello qui, come nel prospetto. La Freulein è buona, ma pignola. Però tu perché non arrivi? Cavolo, me l'avevi promesso. Non ti sei accorto che non sei più dalla parte di quelli che sfruttano il dolore e sei passato sull'altra sponda, in quella dei malati e delle vittime. Daniele, non voglio vederti così. Reagisci, figlio mio. Tutti i più grandi colleghi si sentiranno onorati di aiutarti. Devi solo scegliere. Chi? Chi? Il y a d'innombrables docteurs Schweitzer qui, dans toutes les parties du monde, exercent leur difficile mission en un long sacrifice silencieux dans le seul but de soulager les souffrances de l'humanité.